Lui non pensava che avrebbe vissuto in quelle condizioni. Voleva diventare famoso e in un certo senso ci è riuscito, ma ha dovuto pagare un caro prezzo. Ciao, belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e impugnare una melanzana, poi capite, perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. Per il file di oggi ci troviamo in Giappone alla fine degli anni 90. Sì, ancora in Giappone. Sì, sono fissato con il Giappone e tra l'altro, non so se ve l'ho già detto, ho intenzione di realizzare un viaggio che ci faremo insieme, io con voi, realmente, in prima persona, in Giappone, in cui andiamo a visitare tutti i luoghi che sono stati protagonisti di tutte le storie che vi ho raccontato nei video. Quanto sarebbe figo. Comunque dicevo che siamo in Giappone, appunto, negli anni 90, nel 1998, e quell'anno lì si è svolto a parer mio forse uno dei peggiori reality show mai realizzati in tutto il mondo. La televisione giapponese, infatti, come molti di voi probabilmente sanno, è conosciuta per i suoi programmi televisivi stravaganti e a volte grotteschi, quasi al limite del reale. Potreste esservi imbattuti anche qua su YouTube o sugli altri social in spezzoni di video estrapolati da questi programmi e magari proprio nel programma di cui parleremo oggi. Il game show giapponese che sarà oggetto di questo video si chiamava Susun Denpa Shonen. Nel 1998 gli organizzatori di questo show organizzano una sorta di lotteria per scegliere chi sarebbe stato il loro primo concorrente. La persona estratta avrebbe partecipato allo show imminente chiamato Una vita di premi e sarebbe stato trasmesso su Nippon Television. In realtà ai partecipanti non era stato ben specificato all'inizio che cosa avrebbero vinto partecipando a quella lotteria. L'annuncio infatti diceva soltanto che il vincitore avrebbe ottenuto un lavoro nel mondo dello spettacolo. Tra i migliaia di partecipanti comunque vengono scelte soltanto poche persone e i finalisti vengono messi tutti insieme all'interno di una stanza in cui dovevano estrarre da una scatola il biglietto vincente. E tra tutti viene estratto ovviamente il protagonista di questa storia, ovvero un certo Tomoaki Hamatsu. Tomoaki, che da ora in avanti chiameremo Nasubi, poi capirete il perché, era estasiato dal fatto che sarebbe stato proprio lui tra tutti a partecipare al reality show. Pensava che questa potesse essere una grande occasione per lui. Una di quelle cose che capitano una sola volta nella vita. Dato che all'epoca Nasubi era un giovane comico emergente, era convinto che partecipando al programma lo avrebbero visto centinaia di migliaia di persone, e questo gli avrebbe portato una grande notorietà. E diciamo che nel bene o nel male, ma forse più nel male, alla fine è stato davvero così. Viene quindi immediatamente bendato e gli organizzatori del programma lo portano in un piccolo appartamento, senza svelargli nulla sul dove sarebbero andati. Una volta arrivati in un minuscolo appartamento, gli viene tolta la benda e gli viene chiesto di spogliarsi completamente. È solo a questo punto che gli vengono svelate le regole del gioco al quale stava partecipando. La sfida consisteva nel sopravvivere in questo luogo soltanto con gli oggetti che sarebbe riuscito a vincere partecipando a delle lotterie. Non poteva avere quindi nulla con sé, doveva partire da zero, cibo compreso. L'unica cosa che lo staff dello show gli forniva era l'acqua corrente, il riscaldamento e l'elettricità. Nient'altro. Ah, e ovviamente le pile immense di cartoline e riviste per partecipare alle lotterie. Gli viene inoltre spiegato che non era permesso comunicare con il mondo esterno in nessun modo e il fine ultimo di questo gioco era quello di raggiungere un totale di premi vinti equivalenti a 1 milione di yen, che all'epoca valevano circa 10.000 euro di oggi. Soltanto a quel punto Nasubi sarebbe stato finalmente libero di uscire da quella stanza e vincere così la sfida. Le possibilità di vincere a concorsi del genere però sono bassissime, ragazzi. Quindi Nasubi passava le giornate a compilare queste schedine, arrivando ad inviarne oltre 3.000 al mese. Non demo ii kara kenshou wa tatte kure. 頼む。
Nonostante questo numero possa sembrare elevatissimo, l'uomo rimarrà intrappolato in quell'appartamento per quasi un anno. Per l'esattezza ci mise 335 giorni in totale per guadagnare la somma per vincere. Ma questa è soltanto la punta dell'iceberg di questa storia. Per quanto già di per sé le regole fossero davvero assurde, bisogna aggiungere le umiliazioni che era costretto a subire giornalmente per rendere lo show più divertente, partendo dal soprannome con il quale veniva chiamato. Nasubi, che letteralmente significa melanzana, per questo all'inizio del video ho detto di prendere una melanzana. Comunque, gli era stato dato dai produttori perché a detta loro la sua testa era deforme e gli ricordava proprio una grande melanzana. Bullismo gratuito. Usarono anche un disegno a forma di melanzana per censurare i suoi genitali mentre era in diretta. Se non l'aveste ancora capito, insomma, il vero scopo della trasmissione era quello di spettacolarizzare e deridere una persona messa in condizioni di forte disagio. E per quanto triste e orrendo ci possa sembrare, questo alla gente dell'epoca piaceva e piaceva anche tanto. I picchi di ascolti del programma arrivarono a circa 17 milioni di persone, arrivando a battere tutti i record di telespettatori delle trasmissioni dell'epoca. Le persone evidentemente si divertivano a vedere una persona torturata in maniera completamente legale. Nasubi inoltre sapeva di essere registrato e pensava che le clip sarebbero state montate e trasmesse in televisione una volta che sarebbe riuscito a vincere la sfida. Quello che però non sapeva è che tutta la sua giornata, in realtà, sarebbe stata trasmessa in streaming 24 ore su 24 in tutto il Giappone. Possiamo quindi riguardare momento per momento il suo decorso in questa sfida. Questa è stata la prima grande vincita di Nasubi, ovvero 12 vasetti di gelatina di fibre. E non chiedetemi cosa sia, non ne ho la minima idea. Sicuramente non un piatto prelibato, ma Nasubi era estremamente affamato e questo è stato il suo primo boccone di cibo da quando la sfida era cominciata. In realtà la prima cosa che Nasubi sperava di vincere non era del cibo, ma avrebbe voluto vincere dei vestiti, perché era nel bel mezzo della stagione invernale e nonostante il riscaldamento faceva molto freddo. Inoltre, sapendo di essere ripreso, non voleva rimanere completamente nudo per troppo tempo. I giorni però passavano, Nasubi era completamente solo e passava tutto il suo tempo a compilare le lettere per portarsi avanti. Non avendo relazioni sociali con nessuno, più il tempo passava e più la sua salute mentale cominciava a dare dei segnali che forse non era tutto ok. Ed è facile notarlo nei suoi comportamenti. Sarani! Spaghetti setto? しかし、ナスビの様子がおかしい。しかしね。缶切りがない。Andando avanti con la prova, ogni volta che arrivava qualcuno per portargli degli oggetti che aveva vinto, era sempre più emozionato. Emozionato di poter parlare con un altro essere umano, anche solo per pochissimi secondi. Oltre ovviamente alla gioia per il fatto che quella persona gli avrebbe portato qualcosa di utile, che fosse del cibo o degli oggetti per avvicinarsi al valore del milione di yen. Oppure si può vedere anche quando, ad esempio, riceve un pupazzetto giocattolo. Si può notare proprio quanto sia felice anche solo di avere quello. Gli diede anche un nome e cominciò a parlare con lui. ここでナスビは早速相棒に何やら喋り始めた。そうだ、せっかくだからね。名前つけてあげないとね、かわいそうだね。そうだ。ナスビのお友達でビーナス。ビーナス。発音は基本的には渋谷系ってことで、尻下がりで。ビーナス。ビーナスナちゃスビ、んとビーナス連れて初めてのお散歩。お散歩、お散歩しましょうね、イェイイェイ、お散歩しましょうね、イェイイェイ。Incuranti di tutto questo, a volte la redazione dello show si divertiva anche a fargli degli scherzi. Una volta, dopo parecchi giorni che Nasubi non mangiava, gli fanno recapitare sulla porta una porzione di ramen per poi dirgli che avevano sbagliato indirizzo. Era uno scherzo terribile perché per lui la cosa più complicata era procurarsi del cibo. Non potendo prevedere nulla delle vincite, spesso il cibo che vinceva gli bastava per pochi giorni, portandolo spesso a passare anche interi giorni senza mangiare nulla. Arrivati a un certo momento, però, finalmente sembra che la fortuna inizi a girare.
riesce a vincere un sacco gigante con dentro 5 kg di riso. Ma passata l'euforia del momento, l'unico problema è che si rende conto che in quella stanza non aveva nulla per cucinarlo. Avrebbe dovuto vincere anche una pentola ad un concorso per poterlo cucinare, ma era talmente affamato e disperato che incominciò a mangiarlo crudo, chicco per chicco. Finché non avrebbe trovato una soluzione. Però non poteva andare avanti di riso crudo per molto tempo. Così si ingegna e, con le uniche cose che aveva in casa, comincia a fare degli esperimenti. Mette il riso in uno dei contenitori della gelatina e ci versa dentro dell'acqua calda, lasciandolo vicino al fornello del gas. In qualche modo riesce a renderlo, sicuramente non buono, ma almeno mangiabile. ここに来て米粒一粒一粒が確認可能な悲しいお知らせがあります。どうした、ナスビ？納豆ご飯最後の、ああ、ご飯になっちゃうんだな。ついにこの日が訪れてしまった。最後の納豆です。うまいよ。最後の一口いただきます。ありがとう。 Pian piano comincia a vincere anche altri oggetti, come ad esempio una bicicletta. Potrete pensare che sia una cosa abbastanza inutile, dato che era costretto a stare in un appartamento. Ma Nasubi, come sempre con la sua astuzia, la trasforma in una ciclette e comincia ad usarla per fare attività fisica e tenersi in forma. Mi ritensa? Oh, ma ti devo le... Ora... Oh, ma si come... そして arrivano sempre più oggetti e anche il modo in cui cucina, dopo numerosi esperimenti, inizia a cambiare. Anche le cose che sembravano inutili o che non poteva utilizzare, in realtà gli servivano comunque per arrivare al famoso milione di yen. E ogni tanto veniva fatta la lista per ricapitolare tutto quello che aveva vinto fino a quel momento. Ci sono anche degli oggetti molto strani tra questi. Dopo 2 mesi, infatti, dopo aver mandato 5.748 lettere, riceve finalmente il suo primo vestito, ovvero un paio di mutande. Finalmente, direte voi, vero? Invece no, perché quel paio di mutande erano usate da un uomo di nome Hitomi-chan ed erano anche troppo piccole. Hitomi-chan desu, Hitomi-chan. Hitomi-chan? Kore. Taisetsu ni shite ne. Hitomi nante. Oh, panty! Wow! Subarashii kyoun. Panty tousen. Kono hi o motte 2 kagetsu ni mo yonda zenra seikatsu to wa o wakare. Shikashi あ、でもちょっと厳しいね。こんな小さすぎた。お肉だ。大麦牛というステーキ用の肉。5枚お肉。検証生活に感謝。お肉。お肉。ステーキ、ステーキお肉。お肉。しかし。どうやって焼いたらいいのかな。 Questa invece era la prima volta dopo mesi che mangiava qualcosa che non fosse del riso o degli spaghetti. Possiamo notare quanto questo lo abbia reso felice. Nonostante probabilmente non ne potesse più di quel riso, la maggior parte dei suoi pasti era composto da quello. E una volta finito, non aveva più nulla. Comincia così a mangiare il cibo dei cani per la disperazione, fino a che finalmente non riesce a vincere dell'altro cibo. Dopo circa 6 mesi dall'inizio della prova, Nasubi riesce a raggiungere il 500.000 di yen, ed è quindi appena a metà dell'opera. E secondo una stima aveva inviato all'incirca 38.000 lettere. È qui però che accade qualcosa di inaspettato. Lo show, infatti, era andato oltre qualsiasi aspettativa iniziale. Nessuno si sarebbe mai aspettato quel livello di successo. Le persone sembravano impazzite e cominciavano a cercare il luogo dove era tenuto Nasubi. E attraverso dei dettagli trasmessi dallo stesso programma riuscirono anche a trovarlo. Fuori da quel piccolo appartamento c'erano accampati paparazzi,
fan e persino la stampa, senza che però Nasubi ne sapesse nulla. Lui infatti non aveva idea che fuori da quelle quattro mura fosse diventato una specie di superstar. Una volta che la voce si sparse, i produttori furono costretti a trasferirlo per poter continuare lo show. Ci vediamo. この時ナスビは思った。終わりですか?100万行ったんですか?行ってない。ええ、意味がわからないんですけど、全然。車?やった!動いてる動いてる。これは、まあ、全部揃ってるというか、引っ越しっていうことなんですか? Fa quasi tenerezza vedere Nasubi totalmente confuso e spaesato, talmente tanto da credere di aver finalmente vinto e pensare forse di poter finalmente tornare a casa. Invece no, lo bendarono come all'inizio e lo portarono in un altro appartamento totalmente identico a quello precedente. Quando però gli tolsero la benda, lui rimase ancora più confuso. Chiese delle spiegazioni, ma la redazione gli disse soltanto che lo avevano fatto per portargli più fortuna, perché ovviamente non volevano spiegargli quello che era realmente accaduto. Nonostante la bugia e le manipolazioni dei membri dello staff, la fortuna arrivò davvero. Dopo essersi messo di nuovo a compilare domande per le lotterie, Nasubi vince forse uno dei premi più grossi fino ad allora. Vince una scrivania e una sedia che a detta sua lo faceva sentire come fosse un CEO. Non molto utili, però valevano abbastanza. Con il cambio di location aggiunsero anche un ulteriore metodo per seguire le sue avventure, o meglio disavventure. Da quel giorno gli utenti potevano seguire la diretta anche su internet 24 ore su 24. Chissà quanti spettatori avrebbe oggi su Twitch. Comunque una cosa che fa ridere di questo fatto è che, vista la tecnologia non avanzatissima dell'epoca, adibirono un intero team per censurare manualmente le parti intime di Nasubi con un joystick. Cioè, tipo in tempo reale. Come si muoveva, loro dovevano censurare. Comunque, dopo questo brevissimo periodo di estrema fortuna, Nasubi cominciò di nuovo a non vincere più nulla, portandolo a un periodo senza vincite. Il periodo più lungo senza vincite da quando aveva iniziato il gioco. A questo punto la redazione decide di fare un'altra volta quello che aveva già fatto e lo trasferisce per la terza volta. Sorprendentemente questa cosa funzionò di nuovo e cominciò a vincere molte cose. Tra queste un videoregistratore, della carta igienica, cosa che non aveva mai avuto, e anche una PlayStation 1 che all'epoca valeva comunque molti soldi. Nei mesi prima era riuscito anche ad ottenere dei giochi per la PlayStation e una televisione, tra le tante altre cose. Così Nasubi si mise a giocare e giocare, passandoci prima le ore e poi i giorni. Dopo aver passato 4 giorni praticamente soltanto a giocare, si accorse che stava perdendo un sacco di tempo e non compilava quasi più le lettere da mandare alle lotterie. Decise di spegnerla e non toccarla mai più, e lo fece davvero. In tutti questi piccoli gesti possiamo notare come Nasubi in realtà aveva una forza di volontà spaventosa, e nonostante il palese deterioramento di salute mentale, rimaneva una persona molto scaltra e intelligente. Dopo poco ci avviciniamo alla fine di questo percorso non esattamente felice. Nasubi fa una vincita importante, ovvero un set di 4 pneumatici, dal valore di ben 84.000 yen, una vincita che lo porta ad un passo dal traguardo. Per ironia della sorte, arriverà al milione di yen con la vincita di un piccolo sacchetto di riso dopo 335 giorni dall'inizio del gioco. E i produttori, ovviamente, non lo avvisarono subito, ma aspettarono che Nasubi, dopo un'estrema giornata passata a compilare fogli inutili perché aveva già finito, andasse finalmente a riposarsi. Cioè, per avvisarlo della vincita, gli hanno comunque fatto sprecare tutta la giornata a compilare quei fogli, per poi rompergli le palle mentre si stava riposando, per dirgli che aveva vinto.
ゴールを祝いクラッカーで祝福。100万になったってことですか。11ヶ月と1日前に脱がされた私の服ですね。Dopo averglielo comunicato, lo bendano, gli restituiscono i vestiti e, bendato, gli dicono che lo avrebbero portato in un luogo a sorpresa. Nasubi era quindi felicissimo, perché dopo quel lungo sforzo avrebbe finalmente ricevuto il premio tanto atteso. Una volta tolta la benda, si ritrova in Corea del Sud, dove gli avevano regalato una giornata in un parco divertimenti e tutto il cibo che voleva. Mai Nasubi si sarebbe aspettato quello che stava per accadere di lì a poco. Una volta terminata la giornata, l'uomo viene ribendato, ma al posto di portarlo dal suo vero premio, si ritrova un'altra volta in un appartamento vuoto. So che sembra impossibile da credere, ma le cose andarono davvero così. Nasubi, visibilmente trasandato, con la barba incolta e i capelli sfatti, si trovava a dover ricominciare tutto da capo. Questa volta però avrebbe soltanto dovuto vincere il volo con Japan Airlines per tornare a casa. Lui ormai era espertissimo, forse il più esperto al mondo ormai a vincere i concorsi. Ci mise pochissimo a vincerlo e a quel punto gli organizzatori alzarono la posta in gioco. Doveva vincere un biglietto in business class e poi in prima classe, ma anche questi nel giro di poche settimane li vinse facilmente. Così lo bendarono e lo riportarono in Giappone. Quando gli tolsero la benda, si ritrovò in un appartamento simile al primo e, senza che nessuno gli dicesse nulla, si tolse istintivamente i vestiti. Quello che non sapeva però è che quello era un set e si trovava nel bel mezzo di una trasmissione dal vivo. Possiamo vederlo visibilmente confuso perché dovete ricordare che in tutto questo lui pensava ancora che lo show non fosse ancora stato trasmesso. In totale, tra tutti i trasferimenti, Nasubi è rimasto isolato dal mondo per oltre 15 mesi. Durante tutto questo tempo, inoltre, ha scritto anche dei diari che in seguito alla loro uscita sono diventati dei best seller in Giappone. Il programma, nonostante il successo, chiuse appena pochi anni più tardi, perché ovviamente non mancarono le critiche più che fondate sulla salute dei concorrenti. E così nel 2002, dopo altre edizioni, una meglio dell'altra, come ad esempio quella dove gettarono due comici in un'isola deserta e dovevano salvarsi da soli, oppure un'altra dove lasciarono un comico e un DJ radiofonico in Africa per attraversare il deserto per poi morire quasi disidratati, ecco, dopo tutto questo venne ufficialmente interrotta dal governo giapponese, che mise delle leggi per impedire a tutti questi programmi al limite della tortura di andare in onda. Ed era anche ora, direi. Anzi, sono scioccato del fatto che prima fossero legali e sono anche contento comunque che non sia morto nessuno. E infatti tutte le dinamiche di questo gioco, comunque almeno a quello a cui ha partecipato Nasubi, erano davvero traumatizzanti. Cioè una totale e completa costante umiliazione. Infatti Nasubi, in seguito al programma, ebbe anche diversi problemi. Lui stesso dichiarerà che una volta tornato alla sua vita normale, faceva fatica a relazionarsi con le altre persone. Secondo lui era diventato molto più timido e non era neanche più in grado di fare il comico, come invece faceva prima dello show. Oltre a questo, per i 6 mesi successivi allo show, diceva di non trovarsi a proprio agio con i vestiti addosso. Cioè, praticamente i vestiti gli procuravano prurito e un caldo insopportabile. Tutt'oggi Tomoaki Amatsu viene ancora ricordato per essere soltanto Nasubi. Anche se ha fatto comunque carriera nel suo paese d'origine come attore teatrale, ma senza mai raggiungere il successo che aveva all'epoca. Un'ultima cosa divertente è che nel 2020, durante il Covid, chi meglio di lui poteva fare uno spot per rimanere chiusi in casa? Ovviamente, visto che ci troviamo in Giappone, glielo fecero fare. Se volete vedere questo show per intero, lo trovate benissimo su YouTube. Ed è in versione quasi integrale. E niente, questa era la storia di oggi. Non c'è stato nessun morto, non c'è stata nessuna tortura e direi
Per fortuna, cazzo, per una volta Andrew non racconta di cose bruttissime. Ma comunque, nonostante non ci fosse nessuna morte, tutta questa vicenda è comunque tanto inquietante, perché immaginate essere al suo posto. Vi viene promessa la fama in ciò che fate nel vostro lavoro e comunque una condizione agiata in quello che fate. Partecipate quindi a questo reality, ma venite letteralmente imprigionati e a vostra insaputa utilizzano la vostra immagine per deridervi, prendersi gioco di voi, farvi scherzi di cattivo gusto. Cioè, non si tratta di una tortura fisica, oddio, in certi casi sì, perché non lo facevano mangiare a meno che non vincesse. Comunque, oltre a questo, era una tortura psicologica davvero gigantesca. Quindi ho trovato tutto questo show e il live streaming di ciò che faceva tanto sadico. Io spero che comunque la pensiate come me, che non pensiate che invece fosse divertente. In ogni caso, io non sono nessuno per giudicare, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!